Oggi per dipingere useremo un cutter. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, oggi per dipingere useremo solo questo piccolo strumentino. Costa 2 euro circa, io l'ho trovato da Tiger, è un cutter, si trova in tutte le cartolerie e infatti voglio mostrarvi una tecnica artistica che in questo periodo va molto, la canvas art, cioè l'arte che ha come oggetto dell'arte stessa solo la tela. E in questo caso parleremo di canvas cut art, cioè l'arte delle tele intagliate. Basta parlare, vi voglio fare subito vedere di che si tratta, non muovo più il taglierino, spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a vedere cos'è. Ed ecco il semplicissimo materiale per questo tipo di, per questa tecnica artistica. Ci occorrerà naturalmente un taglierino. Io ho preso questo a penna per questo lavoro perché è più indicato rispetto al tagliabalza normale, che avendo un'impugnatura troppo grande sfalza il gesto del disegnare. Questo con l'impugnatura a matita invece è più idoneo, perché è come fosse disegnare, però invece di disegnare tagliamo ciò che ci sta alla punta del nostro strumento. Poi una matita, una tela, io ho una tela qui ancora tutta bianca che lascerò bianca, un tappetino per intaglio, per tagliare. Questi tappetini sono fantastici perché per quante volte voi ci taglierete sopra, loro non si rovineranno mai. Allora, cominciamo subito. Come prima cosa dobbiamo scegliere un disegno da fare. Io farò un disegno verticale, quindi ecco qua, così, e disegnerò dei fiori. Decido più o meno la parte da occupare, che deve essere una fascia equidistante, e comincio a disegnare un fiore. Una volta finito di disegnare tutto quello che vogliamo intagliare, cominciamo piano piano ad intagliare i nostri soggetti. E qui dobbiamo essere proprio bravi a non sbagliare e a ritagliare soltanto quello che vogliamo venga via, se no il tutto si rovina. C'è anche da dire che però, essendo un qualcosa di molto a fantasia e sovente molto astratto, potete decidere voi se tagliare oppure no. Infatti io ho deciso di cominciare a farvi vedere come si fa questa tecnica proprio da un soggetto abbastanza movimentato, dove se si sbaglia si può facilmente rimediare. Più in là, se vi interesserà, faremo anche qualche soggetto geometrico e lì la precisione è d'obbligo, quindi se la tecnica vi piace lasciatemi un commento che poi faremo anche soggetti geometrici. Io comincio a intagliare il tutto per farvi vedere cosa viene fuori da tutto ciò. Thank you.
voilà, e dopo 4 ore piene di intaglio che voi avete visto molto riassunto in pochi minuti, ecco il lavoro finito, una tela bianca tutta intagliata. L'effetto dal vivo è davvero bello, io non so come rende in videocamera, se sembra un ritaglietto stupido, ma dal vivo si vede tutto il lavoro che c'è. E adesso decidete voi se dipingere la tela oppure lasciarla così bianca. Io la lascerò bianca. Non usate la tela che ho usato io, cioè quelle della Lidl, quelle della Crelando, perché sono molto plastiche e questo loro essere plastiche le fa sfaldare quando passa il cutter. Meglio una tela che sia più naturale, più di cotone, diciamo così, in modo che la fibra trattenga i rigori ritagliati sottilmente. Potete appenderla alla parete semplicemente così o con dietro delle lucette, in modo da far trasparire la sera la luce che esce dai fuori dal traforo, e anche in questa maniera è molto bello e suggestivo. Adesso vi lascio le foto e poi noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi, e intanto qui è calata la notte. Ciao, a dopo. Visto che bello il nostro quadro, poi Enzo cosa ha fatto? Appena ho finito ci ha messo un dito e l'ha sfondato. Evviva, non importa, adesso lo riappiccico subito, tanto non ci vuole niente da dietro a rincollarlo, e lo vado ad appendere in qualche angolo della casa. Io voglio farvi vedere la resa. Guardate che bello, anche bianco su bianco è elegantissimo, e volevo farvelo vedere dal vivo, anche se Enzo ci ha messo il dito in mezzo, non importa, perché su Arte per Te non ci sono filtri. Quello che vi faccio vedere è come ve lo faccio vedere, e proprio il bello è questo, perché avrete la sicurezza che qualunque progetto io vi proponga risulterà anche a voi se seguite i passaggi precisi. Quindi ragazzi, provate anche voi ad intagliare le tele, non usate le tele che ho comprato alla Lidl, che sono queste, sono molto plastiche, quindi quando strappate non hanno il grip della tela ma hanno l'elasticità della plastica e tendono un pochettino a strapparsi, a venir via con il cutter. Quindi usate delle buone tele e vedrete che verranno dei lavori bellissimi. E se questo video vi è piaciuto, intagliatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre su Due Cuori Una Cappa e su Ombretta, i miei altri due canali. Venitemi a trovare, e vi aspetto anche sulla mia pagina Facebook di Arte per Te, su quelle degli altri canali e anche su Instagram, un mondo di social a vostra disposizione. E io vi aspetto sempre qui per il prossimo video, con tanto affetto. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!